Professore Giordano, qual è la situazione Covid negli ospedali siciliani? La situazione è sicuramente in sensibile miglioramento. Il miglioramento è evidente ed è eclatante ed era in qualche modo atteso. Fa parte, con i dovuti limiti, di quel concetto nazionale di rischio ragionato, cioè sta crescendo il numero dei vaccinati. Se cresce il numero dei vaccinati, soprattutto in quella fascia di popolazione che dai 50 ai 90 anni, assieme ai fragili, rappresenta la popolazione che poi purtroppo, tra virgolette, riempie o satura praticamente le strutture ospedaliere, in particolar modo i reparti subintensiva e intensiva, è chiaro che al crescere dei vaccinati si avrà una riduzione sensibile del numero dei ricoverati. Lei ha parlato dei vaccini, secondo lei in questo senso, cioè nella riduzione dei numeri, ha influito anche la mutazione del virus? Monitorare le varianti sotto il profilo epidemiologico è molto importante. Per noi clinici è molto importante invece capire se queste varianti possono determinare una diversa risposta nei soggetti. Di recente, un soggetto 83enne oncologico, ma ci sono stati diversi altri casi, quindi uno di quei soggetti che purtroppo nel passato non sopravvivevano al ricovero in terapia intensiva, è andato incontro a un'infezione della SARS-CoV-2 con la variante appunto brasiliana, in una fase in cui aveva iniziato la vaccinazione e non l'aveva completata. Ebbene, il dato clinico è che il soggetto è sopravvissuto, stando a significare che anche se la variante può in qualche modo contagiare un soggetto che ha effettuato la vaccinazione, non ne determina il decesso. In generale, parlando dei miglioramenti che ci sono stati in tutti i reparti di terapia intensiva, ci sono state nuove aperture, nuovi posti letto. La Sicilia negli ultimi 2 anni quanto è cresciuta da questo punto di vista? La Sicilia è cresciuta e l'input lo sta dando una manovra secondo me molto importante che sta portando avanti questo governo regionale. Tutta l'area critica è l'area dell'emergenza, cioè la terapia intensiva e le terapie intensive non servono al Covid. Sono servite al Covid, ma servono per dare qualità al sistema sanitario, in quanto non c'è una chirurgia che oggi non sia una chirurgia ad alta complessità, la popolazione è molto più anziana, quindi tutti questi soggetti quando vanno incontro alla necessità di un trattamento sanitario necessitano poi di un ricovero protetto, si dice in terapia intensiva. Così anche la rete dell'emergenza, la rete dell'infarto, la rete dello stroke ischemico cerebrale, tutte queste reti fondano la loro esistenza e la qualità del sistema sanitario sulle terapie intensive. Le strutture e le tecnologie da una parte, l'assunzione delle risorse umane, il potenziamento anche di altre aree come quella infermieristica che sono di fondamentale importanza, ci porteranno subito dopo l'estate ad avere un sistema sanitario rinnovato che è pronto anche a recuperare tutto quello che fino ad oggi si è perso, perché non dimentichiamo che il Covid ha rallentato l'offerta sanitaria non Covid.